Sono felicissimo di comunicarvi che sarò presente a Lucca Comics and Games il 5 novembre alle ore 15 nello stand di Sonic. Mi raccomando, se vedete un tizio con la felpa blu e i capelli neri come i miei, sarò probabilmente io. Ci si becca lì. Basta ragazzi, in questo momento mi sono deciso, voglio diventare di nuovo umano, perché non mi piace andare, non lo so, in giro sempre con la luce della notte e con la luna piena. Mi sono rotto le scatole, io non posso neanche, non lo so, andarmi ad abbronzare alle Maldive, perché altrimenti squaglio con il sole. Non va bene ragazzi, non va bene. Difatti io adesso gli andrò a chiedere alla vampira di farmi ritornare di nuovo umano. Ehi vampira, senti! Tesoro! Oh, che cosa accade? Guarda! Eh? Guarda! Cosa? C'ero! Oh. Mi sono svegliata così! Sì, diventata... Sì! No! Esatto! No! 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 Come no? No! Guarda che figlio tu! No! No, come figlio mio è impossibile! No ragazzi, noi vi giuro non abbiamo mai fatto nulla io e lei. È impossibile che sei incinta. Com'è possibile questa cosa? Beh, non funziona così. No. Deve funzionare in un'altra maniera. Per i vampiri. Dove stai scappando? No. Esci subito fuori e devi accompagnarlo a controllare come sei il bambino. Ma davvero? Aspetta, no, è impossibile. Non è uno scherzo di Halloween questo? No, guarda. Guarda di qua, da questo Oddio. Lato. Vero, sento odore di poppante. Da questo lato. No. Visto? Non ci voglio credere. Tu sei diventata una vampira. Cioè, tu sei diventata incinta. Oh mio Dio. Una vampira incinta, forse vorrei dire. Sì, io volevo chiederti di diventare una... Un cosa? No, niente, tutto a posto. Andiamo a controllare come sei il bambino. Lo sai che puoi dirmi tutto e non devi tenerci segreti, no? Sono nella... Melma, sorella a me. Andiamo, cara. Era andiamo. Proprio la porta. Ah, sì, andiamo. Allora, andiamo dalla nostra infermiera, insomma, sì, quella schiava della nostra quella casa. Quella di schiavitù. Esatto, certo, esatto, sì. certo, andiamo da lei, così che appunto possiamo effettivamente parlare con lei e fare tutto quello che dobbiamo fare con lei. Andiamo. Perfetto, così la guarderò malissimo, perché non sa mai che ci sia un'altra donna che guarda il mio uomo. Ok, che prego, entra prima tu. Oh mio Dio, la cacca, ciao, la cacca, sono nella cacca. No, è incinta davvero. Oh, salve. Oh, complimenti. Grazie. Oh, sono davvero felice per voi. Non guardi lui, guardi me. Sì, certo. Dobbiamo fare un controllino, dai, si sieda. Si sdraio qui. No. Bellissimo. Sì, oh sì, mi sdraio. Oh mio Dio. Sdraio qui, immagino. Su. Meglio di qua che per fare la manutenzione. D'accordo, si sinistro. Sì. Ok, devo usare questa siringhina, così. La siringhina? Ovviamente, sicura? Sì. Beh, sì, ragazzi, cosa lei, non posso ritornare normale! Io non posso diventare padre! No! Oh, Gesù Santo, no! Ok, allora... Il bambino sta bene. E poi, fammi controllare qua. Oh, ma è una femminuccia, complimenti. Oh, hai sentito, è una femminuccia. Che carina. Okay. Ah, una femminuccia. E poi, grazie mille. Alzarsi, di nulla. Ovviamente non la paghiamo neanche in questa circostanza, come sa. Ovviamente. Arrivederci, è stata gentilissima. È una femminuccia. Sì. È una piccola bimbina vampira. Mezza vampira. Oh, io devo andare un attimo in bagno. Ma Tesoro, stai bene? Caro, sento rumori molesti. Va tutto bene? Ok, tranquillo. Ok, sto bene. Senti qua, ok, quindi tu. Oh cacchio. Ma si può sapere qual è il problema? Eravamo così felici e contenti fino a ieri. Non è che... problema, porca. Come fa ad essere un problema? No, è problema. Senti, non dire queste parole davanti alla bambina, che le fai una cattiva influenza. Ma sei incinta, ma che com'è possibile? Dai, vieni. Siccome mi ero preparata a questa evenienza, vieni a vedere. Noi non abbiamo fatto nulla, ragazzi, ve lo giuro. Com'è possibile che sia successo? Giustissimo. Non ci voglio credere. Non preoccuparti per i dettagli. Vieni semplicemente a vedere cosa ho fatto. Poi cosa ho fatto fare alla schiavitù, ovviamente. Figurati se l'ho fatto io. Porca. Non ci voglio credere.
Sei pronto? Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Sì, chiudo, chiudo. Oh, là. Ok, adesso li apri ed entri. Che cacchio è sta stanza? È la nostra nursery. Cosa hai detto? È la nostra nursery. Che significa parla di potabile? Ma tutti sanno cos'è la nursery, è dove si mettono i pargoli. E, oh, e si chiama nursery. Ah, è la sua stanza? Sì, esattamente. Ah, ok. Beh, non è proprio una stanza, è più una nursery. Ok, va bene, senti qua. Sei sicuro di volerlo tenere? Ma che domande, certo, diamo tanto, abbiamo già la nostra bambina, ovviamente. Ma che domande? Non fare queste domande, eh? Perché stai facendo queste domande? Io non vorrei turbarti, però sembra che tipo, non lo so, sembriamo che tipo siamo troppo giovani ancora per avere un bambino, no? No, non penso, no. Guarda. Perfetto. No, non è perfetto, non è perfetto per nulla, cara. Senti, ok? Allora, facciamo una cosa. Abortiamo, va bene, abortiamo, è così almeno. No, poi lo facciamo proprio un'altra volta. E non dire neanche quella parola. Non puoi dire tu vuoi dire la parola con la A. No, assolutamente. Non ritiro non quello è la che hai detto. Non, innanzitutto non la parola dire non più. Inizia con non la A. Lo voglio sentire. Sì, inizia più con la A. Ok, senti qua, ok. Allora, ok, ho sbagliato, va bene, non dovevo chiedertelo, però mi sembra che troppo esagerato. Io ho ancora una vita davanti. Non sono pronto ad essere un padre, soprattutto vampiro. Io volevo volevo ritornare normale. Cosa? Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme? Perché non mi piace, mi limita troppo essere un vampiro. La ma mia... cosa? Ma mia... cosa ti limita? I poteri super fantastici. Il fatto di non vedere bene la luce del sole, lo capisci? Che cosa te ne fai? Hai la tintorella di luna, cosa te ne fai della luce del sole? Non serve a niente. Mi piace, sì, perché voglio abbronzarmi, no. Sono cadaverico, sto marcendo, il sole fa bene alla pelle. Oh, smetti di parlare, stai facendo del male alla bambina. Io sto facendo del male alla bambina? Sì. Tutta questa tergiversanza, tutto questo manicomio mi fa venire. Aspetta, arrivo. Ragazzi, vai. In questo momento secondo voi dovremmo tenere il bambino? Io non so se ce la faccio, onestamente, a stare dietro al bambino. Non so se ce la faccio, ragazzi. Non ce la faccio, non lo so, ok? Non lo so se ce la faccio. Cacchio. Ok, senti, ok, allora, pensiamoci, va bene? Sei ancora in tempo, pensiamoci, va bene? Me lo prometti che ci pensiamo, per favore? Ah. Io ci ho già pensato. No, ti prego, ancora non ci hai pensato, ti prego. Ci ho pensato benissimo. Mi dispiace. Se non vuoi essere parte della nostra vita, allora lo sarai per forza. Ti prego, no. Ti prego, no. L'abbiamo trovati finalmente, ragazzi. Ma che cacchio siete voi? Quei maledetti mostri, vampiri, abbassi vampiri. Esatto. Ma chi sono quelli che stanno qua fuori? Sono dei cani. Vieni a vedere, vampira. Non so se è sicuro per me uscire fuori. Ma ci sento, oddio, ma sono sordi. Sono sordi. Ma? Ehi, che cacchio volete? Farvi fuori e impossessarvi di questo castello. Non so, tesoro, ma quell'arancione mi sa il tipo che scrive ai congiunzione con l'H di ai avere. Sì, è vero, sembra veramente una persona molto molto ignorante quell'arancione. Quello verde invece mi sta simpatico, mi sembra simpatico quello verde. Cosa? Ha delle zampe tutte verdi, sì. Non ascoltare, ti sta solo usando. Quello rosso invece mi sembra proprio un NPC. Comunque, cara, non lo so onestamente, va bene, dobbiamo capire un attimo cosa dobbiamo fare, perché questi sembrano dei lupi mannari. Lo sentite questo odore? L'odore di vampiro schifoso. No, sì, vampiro ma incinta. Oh, qua con incinta qui, L'hanno sentito. Rientra dentro, i vampiri. Fai qualcosa. Rientra dentro, scema. Ok, senti, allora io ti proteggerò, va bene? Tu rimani qua, io farò tutto il possibile pur di salvare te. Vabbè, dai, ancora non è un bambino, è un vegetale. Cosa? Dai, sto scherzando, va bene, va bene. Ritiro quello che hai detto. Ritiro. Ma non sai il nome. Vedi, l'ho ridetto al contrario, quindi adesso l'ho ritirato.
Oh, che cacchio devo... Che cosa volete voi, mannaggia, a chi so io, eh? Ovvio, farvi fuori, qui, prima cosa. Ti rubiamo la sala da pranzo. Dai, solo qui, ragazzi. Dai, addio. Ehi, ma mi state... Mi stanno prendendo la sala da pranzo questi qua. Cacchio, devo fare qualcosa, ragazzi. Ok, bene. Con il potere dei vampiri e bla bla bla, vabbè, la solita roba. Ok, bene, sto volando. Ok, allora, che stanno facendo? Ehi! Ehi, 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 ma che cacchio fai? Oh! Ma che sto provando a fare? Ma state mettendo... Ma che cacchio? Ma stanno barricando la sala della sala di pranzo? Ma che cacchio gli importa? Ma sono scemi. Oh, ma che cacchio fate? Andatevene via, brutti mannari, mannaggia. No, però entra e ti mangiamo. Gesù santo, adesso vi faccio vedere io, porca miseria. Eccoci qua. Ok, bene. Stupidi, sono entrato. Cosa? Da dove è entrato? Ma da dove è entrato? Ci sono le finestre alte lì sopra, stupidi idioti. Dio santo. Sentite, andatevene via subito, va bene? Altrimenti io vi ammazzerò. Sì, certo, come no, siamo in tre contro uno. E tanto adesso ti uccideremo. Uccideremo anche tua moglie e quel pancione all'interno. E ci occuperemo tutto il castello. Ecco. Cosa hai detto? Che non sia altro. Ripeti quello che hai detto. Ho detto che ti ammazzo, fallito, mostro maledetto. Uccidiamolo, è solo uno. Vai, attacca. Hai uno. Bene, fa male. No, no, lasciatemi stare. Gli mordo le chiappe. Manzai. Siete veramente sicuri di riuscirmi a distruggere? Io sono uno dei mastri dei vampiri e sono riuscito a sbloccare la mia forma definitiva. Adesso voi morirete. Sì, mastro di sto cavolo. Sì. Vedi, scappeggeremo e ci prenderemo il nostro. Vabbè, no, ti uccido prima te. Vieni qua. Attento alla prete. Allora, cagna. Non riesco a prendere. No, ucciso. La tua fine, maiale mostro. No, la prendi con me, aspetta. Allora, perché non siete più così tanto forti in banco? Pancio, pancio, no. Dammi una mano, idiota. Ecco, prendo lui. Mi stai facendo distruggere tutta quanta l'area. No! Adesso morirai pure tu, morirai pure tu. Ma siete morti in branco, quando non siete in branco, Oh, cacchio. Oh mio Dio. Ma sono appena, ho appena distrutto praticamente uno contro tre dei lupi mannari. Non solo questo, ma mi sono trasformato. Ho sbloccato la mia nuova forma, ragazzi. Oddio, sono diventato un vampiro fighissimo. Usciamo e ritorniamo dalla mia amata. Oh, mamma mia. Ehi, vampira. Sono tornato. Sì. Non sei morto. No, li ho distrutti. E non solo questo, ma guarda cosa ho sbloccato. Fammi vedere. Oh mio Dio. È fantastico, ho sbloccato la nuova forma. Sì, è vero, ho sbloccato la nuova forma. E mi piace troppo. Li ho distrutti grazie a questa forma perché hanno detto che volevano uccidere sia te che il bambino. E mi sono arrabbiato. Oh, tesoro, allora ci tieni a noi. No, tengo solo a te. Potevano uccidere il bambino per quello che mi riguarda. Sto scherzando, ovviamente, cara. D'accordo, naso. Quindi vuoi tenerli? Va bene. Senti, io... Vai a riposare, va bene? Vai a riposare, vai di sopra. Io vado un attimo qua davanti, sì, nelle sbarre, qua dietro che parlo, va bene? Penso per i fatti miei e ti vengo a dire magari se ho intenzione... Non vai a comprare il latte, vero? O le sigarette? No, non le vado a comprare, no, tranquilla. Se le vado a comprare... Neanche il latte? No, il latte non lo vado a comprare. No. So che tipo la maggior parte delle persone che dicono vado a comprare le sigarette, vado a comprare il latte e poi non ritornano più. Ma in realtà io ritorno e come, va bene? Tranquilla. Vado solo a fare una cosa qua fuori, arrivo. Ti aspetto di sopra. Ok.
Oh mio Dio, questa qua è pazza, io me ne vado via. Oh Gesù santissimo, io non voglio diventare papà. Ma che stiamo scherzando? Ma Gesù, no, 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 no. Ma col cacchio proprio, no, no, no. Sapete cosa? Adesso io mi vado a mettere sotto una caverna. Sì, mi vado a mettere sotto una caverna e mi vado a mettere lì. Tanto lei non mi sa, non sa dove sono, non sa dove sono. Mica c'è un GPS tipo che mi intercetta in qualche modo, non lo sa. Quindi adesso io me ne vado via, e così almeno ho scampato pericolo, esatto, come i Pokémon. Ok, va bene, va bene, va bene. Aspettate un attimo, ragazzi, fatemi un attimo vedere com'è, dove posso magari mettermi in caverna qua, perché onestamente io non voglio diventare papà. Ma che stiamo scherzando? Ma di John bambino, com'è possibile che uscite incinta questa? Ma che cacchio ha bevuto la pozione di uscire incinta? Ma che stiamo babbiando? Ok, allora, ecco qua, secondo me, ragazzi, ci sta effettivamente. Ok, perfetto. Allora, qua sarà la mia nuova casa. Mi creerò un bellissimo castello. Lei tanto non sa dove sono. Se mi dovessi trovare, la cosa che gli posso dire è che semplicemente sto in miniera a scavare per crearci dell'armatura. Anche se ai vampiri non serve l'armatura, però in caso lei potrà, esatto, penserà in questo modo e io riuscirò a fregarla. Ma non credo che tanto mi riuscirà mai a trovare, ragazzi. Cioè, è veramente improbabile la cosa che, ad esempio, tipo, non lo so, tra 3 secondi scende adesso dalla caverna e mi viene a dire: oh, ma che stai facendo, caro? Che stai facendo, caro? Oh, ciao, cara. Nulla, sto praticamente costruendo una miniera. Sì, una miniera. Sì. La faccio in pochissimo tempo. Ti do una mano. No, no, tranquilla, non c'è bisogno che mi dai una mano. Anzi, è una cosa mia personale. D'altronde, come hai fatto a trovarmi? È veramente difficile trovarmi, immagino, vero? Sì, non particolarmente, devo dire. Visto che ti ho trasformato io in un vampiro, quindi so sempre dove sei. Ah, giusto, giusto. Quindi sono praticamente sono praticamente spacciato. Vero? Incredibile. Sono L'ho capita. Sì. Comunque, inoltre sto prendendo anche un po' di minerali, anche se a noi non servono vampiri, però chissà mai, capito? Senti qua, sì, potresti farmi un favore, tipo potresti tipo non entrare nella mia miniera, che è una miniera un po' privata, personale, che almeno così abbiamo così tanti momenti insieme, sarebbe bello magari averci. Che carino anche... che sei. Ma sì, lo sai, sì, che quello che tu è mio. Ah sì, è vero, è giusto, hai ragione. Però magari alcune cose magari evitiamo, tanto siamo una coppia moderna. Ormai queste cose non ci stanno Concordo. Più, capito? E rispetto esatto. alla tua volontà e per questo bus, ma facendo valere la mia abilità, la mia di moglie, entra lo stesso. Ho capito, però rispettiamo comunque, rispettiamo le abilità, va bene, cara? Sì, dai, certo, che ti amo tantissimo. Infatti prenderò solo questo posticino qui. No, e no, no, non c'è bisogno, tanto invece avrei di fare tutto una... quanto il castello, sì. Tranquilla, non è un problema, sì, te lo lascio. Pensavo, pensando. Sì, sì, che cosa, sì. Di lasciarci? Beh, secondo che invece, me sarebbe no, anche buona che cosa. Invece di fare una miniera, dovresti costruire un piccolo parco giochi. Ah, certo, sì, per divertirmi da solo, sarebbe no, bello. No, per la bambina. Comincia a costruirlo, magari adesso. Io non voglio costruirle il parco gioco. E invece lo costruisci, guarda un po'. Adesso costruisci. No, ti prego, non farmi questo. Io non voglio il bambino. Costruisci il parco giochi. No, ti prego. Ti prego. No. Oh. È scomparsa. Aspetta, è scomparsa? È scomparsa? Ma era un'allucinazione? Era un'allucinazione! Ah, va bene, allora non c'è pericolo, ragazzi, posso... Sì, non mi aveva trovato, infatti, mamma mia, mi sembrava strano. Posso farci, ad esempio, una... Ok, che stai facendo? Dato se è un'allucinazione, faccio praticamente... Caro, che stai facendo? È un'allucinazione, tanto. Cosa? Ma sei fuori di testa? Oh no, allora era veramente comparsa, non era un'allucinazione. Cosa stai facendo a questo party, eh? Cosa stai combinando? Perché sei qui da solo? Mi raccomando, guardate questi altri video, iscrivetevi al canale, lasciate like, soprattutto per il continuo GSMG. Vieni qua!